Matteo Renzi torna ad attaccare il governo. Lo ha fatto ieri sera nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4. Il leader di Italia Viva, in particolare, ha criticato l'operato dell'esecutivo in base a diversi fattori, come il trattamento riservato alla classe media, l'aumento della benzina e quello che lui ha definito il regalo alla Serie A. Il ceto medio è il vero dimenticato di questa fase, ha detto il senatore nel corso dell'intervista. Mi hanno preso tutti in giro perché la prima cosa che feci fu dare a 10 milioni di italiani 80 euro netti al mese. Il riferimento ovviamente è al periodo in cui lui fu presidente del Consiglio. Spiegando le ragioni della sua decisione, ha detto: "Perché l'ho fatto? Perché tu devi andare dalla classe media, cioè tu non puoi pensare solo ai ricchi o viceversa dire che è tutto un'emergenza sociale. Renzi, poi, è tornato a criticare il governo per la questione Serie A, dicendo che sono stati dati 890 milioni alle società di Serie A e sono state tolte risorse ad altri, alla classe media. E ancora, è aumentata la benzina, hanno tolto la 18 app per i giovani. Aver dato 890 milioni ai presidenti di Serie A è giusto o no? Noi abbiamo detto per primi che non lo è. E io dico che non è giusto che chi ci sta ascoltando da casa debba pagare di più la benzina perché si sono dati i soldi alle società di Serie A. Questo lo trovo uno scandalo.